Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Yellox Bausch-Lomb SPA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Yellox? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Yellox durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Yellox? Yellox è un farmaco a base del principio attivo bromfenac sodio sesquidrato, appartenente alla categoria degli decongestionanti, lubrificanti oculari e nello specifico antinfiammatori non steroidei. È commercializzato in Italia dall'azienda Bausch & Lomb SPA. Yellox può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico 1 flacone 5 ml, importato dall'EMA, Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione 1 flacone 5 ml, importato dall'EMA, Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione 1 flacone 5 ml, importato dall'EMA, Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione. Uso oftalmico 1 flacone 5 ml, importazione parallela dall'EMA, Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione 1 flacone 5 ml, importato dall'EMA, Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico 1 flacone 5 ml, Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico 1 flacone 5 ml, importato dall'Unione Europea, Yellox 0,9 mg/ml collirio soluzione 1 flacone 5 ml, importato dall'EMA, Yellox 0,9 mg/ml collirio, soluzione uso oftalmico 1 flacone 5 ml, importato dall'EMA, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Pharmaswiss Česká Republika SRO, concessionario. Bausch & Lomb SPA, ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. C, principio attivo. Bromfenac sodio sesquidrato gruppo terapeutico. Decongestionanti, lubrificanti oculari, forma farmaceutica. Collirio indicazioni trattamento dell'infiammazione oculare postoperatoria dopo estrazione di cataratta nell'adulto. Posologia, posologia uso negli adulti, anziani compresi, la dose è di una goccia di Yellox nell'occhio o negli occhi interessati due volte al giorno, a iniziare dal giorno successivo all'intervento di cataratta e proseguendo nelle prime due settimane di postoperatorio. La durata del trattamento non deve superare le due settimane, perché non sono disponibili dati di sicurezza per trattamenti di durata superiore. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia del bromfenac nei pazienti pediatrici non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Insufficienza epatica e renale. Yellox non è stato studiato nei pazienti con epatopatia o insufficienza renale. Modo di somministrazione per uso oftalmico. Nel caso in cui si utilizzi più di un medicinale oftalmico per uso topico, i medicinali devono essere somministrati a distanza di almeno 5 minuti l'uno dall'altro. Per prevenire la contaminazione del contagocce e della soluzione, occorre prestare attenzione a non toccare le palpebre, le aree circostanti o altre superfici il contagocce del flacone. Istruire il paziente a tenere il flacone saldamente chiuso quando non viene utilizzato. Durante il trattamento con Yellox non devono essere indossate lenti a contatto, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni. Yellox non deve essere utilizzato nei pazienti con ipersensibilità nota al bromfenac, ad uno qualsiasi degli eccipienti o ad altri medicinali antinfiammatori non steroidei, FANS. Yellox è controindicato nei pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico o altri medicinali inibitori della prostaglandina sintetasi precipitano crisi di asma, orticaria o rinite acuta. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tutti i FANS per uso topico possono rallentare o ritardare il processo di guarigione come i corticosteroidi per uso topico. L'uso concomitante di FANS e steroidi per uso topico può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione formali, ma non sono state segnalate interazioni con i colliri antibiotici utilizzati in occasione degli interventi chirurgici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Assumere Yellox durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Yellox durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati relativi all'uso di bromfenoquindone in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Il rischio potenziale per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Al momento dell'installazione può verificarsi un transitorio offuscamento della vista. In caso di offuscamento della vista al momento dell'installazione, astenersi dalla guida o dall'uso di macchinari fino a che la vista non sia tornata nitida. Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. In base a un'analisi condotta su tutti i pazienti trattati con Yellox in uno studio clinico per il trattamento dell'infiammazione postoperatoria in seguito a chirurgia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di ingestione accidentale di Yellox, devono essere assunti liquidi per diluire il medicinale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici, agenti antinfiammatori, non steroidei, codice ATC. S01BC11. Meccanismo d'azione. Il Baronfenac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo, FANS, dotato di attività antinfiammatoria che si ritiene dovuta alla proprietà farmacocinetica assorbimento. Il Baronfenac permea con efficacia la cornea dei pazienti con cataratta. Una dose singola ha indotto un picco medio di concentrazione nell'umore acqueo di 79 più meno 68 ng/mL a 150-180 minuti. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety farmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Tuttavia, la somministrazione orale di 0,9, elenco degli eccipienti acido borico borace sodio solfito anidro, e 221, tiloxapol povidone benzalconio cloruro di sodio ed etato acqua per preparazioni iniettabili sodio idrossido, per regolare il pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.